da ultimo trovato dei punti che ci accomunano e abbiamo ritenuto di poter intraprendere un percorso politico insieme. Questo, diciamo, questo avvicinamento e questa diciamo, attenzione particolare alla politica gerrese, è inutile ripetere sempre le stesse cose, perviene, trae origine dal fatto che siamo al terzo semestre di legislatura, ma diciamo, la nostra partecipazione, così come ho già rassegnato e dichiarato in altri precedenti consigli comunali, la nostra partecipazione è stata uguale, si può dire, a zero. Abbiamo pochissime volte ci siamo incontrati con i colleghi di maggioranza, sono state poche, solo in casi particolari, le riunioni di maggioranza. Il tutto è avvenuto, come io ebbi a dire qualche mese fa, l'attività amministrativa si svolge nelle stanze cupe e grigie, dove non ci sono legittimi destinatari del voto popolare, ma ci sono altri soggetti che incidono nella vita politica della nostra città, e a noi sostanzialmente questo non ci è stato mai chiesto. Noi non vogliamo attaccare qualcuno, non vogliamo attaccare il singolo amministrazione, vogliamo soltanto costruire insieme al singolo amministrazione e vogliamo dare il nostro contributo fattivo e propositivo all'interno di questo consiglio comunale insieme a tutti gli amici sia di maggioranza che di opposizione. Il nostro documento politico che passo a leggere è sempre: colleghi consiglieri, signor sindaco e componenti della giunta municipale, lo stato di insofferenza e delusione, ma non di rassegnazione, verso chi ci ascolta, più volte avanzato nel corso di questo lungo periodo di consigliatura, che ha visto prepotentemente primeggiare, con insuccesso però, un gruppo politico o piccolo movimento politico, oramai allo sbando sia a livello nazionale che comunale, ha indotto questo gruppo che rappresento ad interloquire e a confrontarsi con altri consiglieri appartenenti alle file della maggioranza, mi riferisco al gruppo dell'articolo 4, e all'opposizione, con i quali, dopo una serie di incontri, grazie alla presenza e alla volontà di costruire e manifestarci dai deputati regionali Valerio Solano e Luca San Martino, abbiamo inteso intraprendere, da oggi intraprendiamo, un percorso comune con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo del nostro territorio nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e trasparenza, ponendo in primo piano i bisogni dei cittadini del territorio. Il mio dovere è ribadire a tutti quelli che mi ascoltano che da qualche tempo si avverte nel nostro comune un'assenza della politica, un proliferare di iniziative sconnesse, non certo frutto di dialogo e di condivisione, per lo più poste in essere da soggetti non destinatari del consenso popolare e non legittimati ad esercitare alcun ruolo politico del ministero. Da ultimo abbiamo avuto modo, con sconcerto, di constatare l'assenza in momenti di particolare importanza politica di un gruppo che dimostra di essere frantumato al suo interno, con assenza di idee, proposte e indirizzi, ma con la pervicacia inconfondibile e caratterizzante di voler competere non con la forza delle idee del confronto, ma con attività di proselitismo sterile, diffamatorio ed inefficace, al fine di raggiungere l'obiettivo di continuare a mantenere lo stato di coma farmacologico esistente in atto presso quest'ente. Ebbene, tale situazione non è ammissibile e tanto più accettabile che il gruppo Proposta Popolare ha dimostrato al sottoscritto e al consigliere Vittorio Valenti, unitamente al gruppo consigliere dell'articolo 4, al consigliere Vincenzo Mangoni e ai consiglieri Zappala Salvatore, di Grazia Gabriele e di Fisano Giovanni, intendono condividere un percorso politico comune di cambiamento ed in grado di affrontare ogni tematica politico-amministrativa con senso di responsabilità, ma con spirito di protagonismo che ci compete quale destinatario del consenso popolare. Nasce così in dato odierno la federazione di gruppi consigliari composti dai consiglieri sopra menzionati, che si propone l'obiettivo di dare maggiore impulso ad operare ed una più viva incisività dell'azione comunale. Ci prefiggiamo l'obiettivo di affrontare insieme il problema della maggiore efficienza della macchina comunale e della maggiore produttività, con il vivo al sindaco di prendere responsabilmente atto di tale nuovo assetto politico consigliare e degli obiettivi che il nuovo gruppo intende raggiungere nell'interesse della città. Grazie.